Non solo il futuro dei 25 dipendenti della Teate Servizi, la società partecipata del comune di Chieti fallita, c'è anche la mobilitazione della polizia locale con rischio di disservizi durante lo spoglio elettorale. Domani i sindacati incontreranno il prefetto. Marco Angelucci, segretario generale UIL FPL Chieti, anticipa un nuovo nodo da risolvere, proprio quello della polizia municipale e della situazione dei lavoratori. Sì, altra situazione spinosa è quella della polizia locale, anche perché domani siamo stati convocati dal prefetto, in vista delle elezioni, per cui si potrebbero, prevedere delle problematiche proprio per, quanto riguarda l'attività della polizia municipale. In questo caso la Polizia Municipale cosa rivendica? La Polizia Municipale rivendica quello che era stato chiesto comunque al Comune in fase di contrattazione, un riconoscimento comunque del lavoro che fanno, quindi all'interno degli accordi che si fanno decentrati quello che è previsto dal contratto. Nel frattempo i sindacati stanno approntando un piano per salvaguardare i posti di lavoro dei 25 dipendenti di Teate Servizi, la cui posizione è congelata dopo il fallimento della stessa. Allora, noi come UIL FPL ci stiamo muovendo un po' in tutte le direzioni per cercare di capire con la politica che cosa riuscire a fare nel breve periodo, perché il curatore sta lavorando per capire se c'è la possibilità di attivare l'esercizio provvisorio, ma nel frattempo ci sono i lavoratori che attualmente sono fermi, quindi in questo momento non lavorano e non percepiranno lo stipendio. Ci sono problemi per quanto riguarda la riscossione, perché ad oggi non si sa chi fa la riscossione e come soprattutto.